buongiorno a Nicola Comelli e Cristian Dimitri, autori di Buongiorno. Dario Flaccovio, Buongiorno, Roberta. del saggio Tecnologie e risorse umane nella collana Accadde Domani. Siamo qui per parlare appunto del libro Tecnologie e risorse umane e lascio a voi la parola per raccontarci come mai la scrittura di questo saggio. Buongiorno di nuovo a tutti. Questo libro nasce sulla scia di un'esperienza imprenditoriale che Christian ed io, assieme ad altre persone, abbiamo condotto negli ultimi anni, che ci ha portato a fondare una piccola impresa innovativa, una PMI innovativa che si chiama EGAP e che si occupa di valutazione e analisi delle soft skills. Abbiamo raccolto molti appunti nel corso di questo cammino imprenditoriale e questi appunti hanno preso forma in questo libro, dove proviamo a raccontare come la tecnologia sta cambiando tutti quei processi aziendali legati alle persone, ai dipendenti, al capitale umano e al loro ruolo e alla loro crescita all'interno delle aziende. Sì, esatto, Nicola, forse aggiungerei anche che magari, no, seppur provenendo da background differenti, alla fine ci siamo ritrovati uniti su questo territorio comune della tecnologia applicata all'HR proprio per questa esperienza, come hai detto tu, ma l'abbiamo potuta vedere magari con degli occhiali particolari che sono prettamente i nostri, che ci siamo trovati a lavorare in questo ambiente e non che proveniamo come background da questo ambiente. Quindi ci siamo resi conto di alcune cose e le abbiamo volute mettere a sistema, inserirle nel libro affinché poi potessero essere utili agli addetti ai lavori veri e propri, le persone che ogni giorno si confrontano con la cosa più importante che c'è in azienda, che sono le La persone. prima domanda sembra quasi scontata in questo momento. Siamo in un momento in cui ognuno di noi ha lasciato l'azienda, molti di noi hanno lasciato l'azienda, hanno lasciato le varie sedi di lavoro e si trovano a lavorare in smart working. C'è tutto un discorso su cosa sia lo smart working, l'applicazione, l'attuazione dello smart working per molte realtà. Ma non è che forse in questo momento si sta facendo confusione tra lo smart working e un lavoro da remoto? C'è una differenza tra le due concezioni lavorative? Sì, Roberta, hai centrato il punto. Diciamo che l'accelerazione improvvisa che questa emergenza ci ha costretto ad affrontare e ha portato molti di noi a scambiare quello che è il lavoro da remoto con quello che è invece lo smart working. Lo smart working non è ovviamente fare con il proprio PC portatile dalla cucina di casa, dal soggiorno di casa, esattamente quello che si faceva in ufficio. Smart working è sinonimo di un contesto, una dimensione organizzativa che non tiene più conto del luogo fisico dove una prestazione lavorativa si svolge, ma che è pensata questa nuova dimensione organizzativa per modularsi sulle esigenze delle persone, rendendosi, diciamo, flessibile e adattabile alle esigenze delle persone. Quindi stiamo parlando molto di smart working, in realtà stiamo facendo per lo più del remote working, perché non tutte le aziende hanno acquisito ancora questa nuova dimensione organizzativa, però resta il fatto che questa esperienza, in tutta la sua drammaticità, in tutta la sua difficoltà, è comunque da questo punto di vista istruttiva e penso che stia insegnando molto a ciascuno di noi, nostro malgrado, purtroppo. Appunto, ci siamo ritrovati a partire dalla fine, cioè in un processo di smart working dove tecnologie e anche lo stesso assetto lavorativo, perché cambia proprio il paradigma, no, di lavoro, è costruito intorno alla persona per potergli permettere di fruire e dare il proprio contributo, non solo da remoto, ma appunto indipendentemente da quello che è lo spazio fisico, ci siamo trovati dalla fine, cioè dal partire dall'ultimo tassello che si aggiunge allo smart working, che è la capacità di potersi incontrare e discutere online, sostanzialmente, di avere delle aule, no? Di avere delle video call, quindi tutto ciò che è remotizzato, oppure di accedere ai sistemi. In realtà smart working poi, a parte le tecnologie che intorno alla persona si uniscono per potergli consentire la possibilità di avanzare in maniera agevole nel lavoro,
c'è anche un altro concetto di fondo molto importante che noi abbiamo voluto esplorare poi in uno dei capitoli del libro, che è quello un po' legato proprio alla persona, alla centralità della persona e alla dimensione della fiducia. Perché altro è quando faccio il mio lavoro da remoto in maniera indipendente, quindi devo svolgere un task individuale, mi metto in qualsiasi posto da remoto e lo concludo, no? Altro è quando invece, appunto, in un'accezione di smart working, io mi ritrovo a collaborare, a dare fiducia, perché sostanzialmente si dà e poi si riceve anche fiducia ai miei collaboratori. Quindi è un po' un intero paradigma in cui in questo momento qui noi ci stiamo ritrovando nella fase finale, cioè quella del remote. E stiamo partendo da lì. Come dice Nicola, probabilmente accelererà alcuni contesti, accelererà soprattutto alcuni ragionamenti, questo momento drammatico che stiamo attraversando. Mi viene in mente un pensiero comune, quando si dice che il futuro è dei freelance. Ora stiamo vivendo un momento in cui il lavoro è per forza di cose esternalizzato, così come negli ultimi anni si è cercato di fare in maniera sempre più profonda e più capillare. Quindi ci troviamo ora veramente a confrontarci su cosa significa lavorare e lavorare soli. Che il senso di responsabilità di cui parlavate poco fa. Sono concetti interessanti, la dimensione del proprio lavoro e l'isolamento. Voi che Sì, ne dite? allora è assolutamente così. Siamo un po' tutti freelance in questo momento. Quello dei freelance è un trend destinato comunque a crescere e in base a tutte le analisi, tutti gli studi ci dicono che da qui ai prossimi 10-15 anni il numero di lavoratori indipendenti, lavoratori autonomi nel mondo crescerà incredibilmente. E al punto che diciamo ci sarà un nuovo concetto di dipendenza quasi rispetto alle aziende che sarà legato alla possibilità di accedere o meno al cloud, alle piattaforme cloud. Farà veramente la differenza tra chi è dentro e chi è fuori da un'azienda. Indipendentemente dal contratto di lavoro, di collaborazione che lega questa persona alle aziende. Di sicuro oggi ci cimentiamo con una solitudine lavorativa, una solitudine professionale. E ciascuno di noi sperimenta questa condizione, per molti, soprattutto per il nostro paese, un po' inedita. L'Italia, è legata, no, a una dimensione di lavoro dipendente molto, molto forte, molto, ancorata, no, anche nel nostro immaginario collettivo. È chiaro però che, confrontarsi con questa dimensione significa anche scoprire un certo rapporto con il proprio lavoro diverso, probabilmente una maggiore focalizzazione sugli obiettivi, una maggiore focalizzazione su ciò che bisogna, tra virgolette, sul traguardo che bisogna portare a casa, no? Per la propria azienda, rispetto magari a una dimensione, quale quella dell'ufficio, dove, diciamo, questo tipo di focalizzazione un po' sfumata. Di sicuro questa emergenza ci sta facendo riscoprire che cosa sia il lavoro per ciascuno di noi e anche per che cosa rappresenti per la nostra dimensione più personale, più emotiva. In questo momento i termini upskilling e reskilling sono di gran moda, ma cosa vogliono dire in realtà? Qual è il significato reale di questi due termini che sentiamo ripetere continuamente? Provo ad accennare io una risposta, Roberta. Effettivamente sono dei termini che hanno molto a che fare con questo trend che dicevamo prima, cioè quello dei freelancer, no? Quindi che è un trend che sta crescendo. E in questo trend, in questo preciso mondo, effettivamente le competenze che tu hai rappresentano un po', e quindi le cose che sai fare rappresentano il tuo vero biglietto da visita, indipendentemente dai titoli che ci si dà, no?
Quindi, nel momento in cui ci si sta approcciando in un mondo sempre più competitivo, dove ci sono delle piccole unità, anche atomiche, no? Perché ognuno di noi svolge un lavoro che magari è in competizione con il lavoro che fa un altro professionista indipendente, è chiaro che la differenza fa il set di esperienze acquisite che uno ha potuto ha nel proprio bagaglio personale, ma anche di quelle che può continuare ad acquisire. Quindi, upskilling sostanzialmente è il fatto di potenziare delle competenze già acquisite. Reskilling, quando ci troviamo in una situazione di difficoltà, come purtroppo può essere questa che stiamo vivendo in questo momento, e ci ritroviamo quindi a dover riadattare completamente il nostro set di competenze per adeguarci a una nuova richiesta, pur di fare che cosa? Di continuare ovviamente a lavorare e quindi a dare il nostro contributo come persone in grado di appunto scaricare in qualche modo a terra la nostra intelligenza e il nostro saper fare anche in altri settori che magari non erano a noi congeniali o semplicemente non ci avevamo per niente pensato. Quindi effettivamente questa è la differenza tra le due terminologie e di sicuro l'apprendere di continuo, no? Nel flusso del lavoro, quindi nel flusso degli eventi, sicuramente è un tipo di attitudine, se vogliamo anche proprio mentale, che ci permette di progredire probabilmente in maniera più agevole nonostante le avversità. Ringrazio Cristian De Mitri e Nicola Comelli, autori di Tecnologie e Risorse Umane, un saggio della collana Accadde Domani, Dario Flaccovio Editore, e vi ricordo che per avere tutte le informazioni necessarie per l'acquisto dei libri potete collegarvi al nostro sito www.darioflaccovio.it o trovare informazioni sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e YouTube. Un grazie a entrambi e buona serata.